Chi mi conosce molto bene sa che io mantengo sempre le mie promesse ed è per questo che teoricamente non dovrei portarvi questo video oggi, perché anche se per poco non siamo arrivati a 2000 like, ma siamo arrivati a questo numero qui, che ovviamente sarà cambiato, quindi non ve lo dico io. Ottimo, ci mancava veramente molto poco, ma teoricamente io, mantenendo la mia promessa, non vi dovrei portare il secondo video della stanza. Ma visto che qualcuno è venuto appositamente in negozio e mi ha corrotto, saluto Andrea, porterò e farò uscire comunque il video quest'oggi. Le clip che andrete a vedere sono state rigirate perché tra l'altro abbiamo avuto un problema con le clip che avevamo già girato la settimana scorsa e ho dovuto rigirare tutto da capo, quindi per piacere sfondiamo questo video di like, sfondatelo di like, altrimenti niente più video speciali, vi porto solo recensioni in cui parlo tutto così. Bando alle ciance, vi ho rubato già abbastanza tempo, partiamo. Ci eravamo lasciati con la parete gigantesca dei fucili qui dietro. Oggi non ho il cameraman, quindi perdonatemi se le riprese non vengono proprio eccezionali. Vi sposto i fucili dalla parete e ve li faccio vedere. Come già detto, questi sono i fucili che uso in pianta fissa. Sono i fucili che utilizzo, con cui mi diverto, praticamente tutti a parte questo Mosin Nagant che per ovvi motivi uso un pochino meno, lo uso solo quando voglio fare il coglione. Partiamo dall'alto e poi andiamo verso il basso. Questo è il mio Amoeba Striker versione 2, se non sbaglio. Amoeba Striker, delizioso, gli ho montato una mega ottica della JX Tactical, mi permette di andare a zoomare da 3 fino a 9, quindi 9 tipi di ingrandimento. Posso andare a regolare anche la parte frontale per regolarmi sulle distanze a cui devo tirare. Gli ho montato ovviamente il bipiede e questo bellissimo silenziato rozzo bello arrabbiato. Ci ho fatto anche un paio di modifiche per regolare lo pop tramite una vitina, questa qui, in modo tale da doverlo girare semplicemente e non doverci mettere una brugola dentro. Molto molto figo, mi ci sono divertito veramente tanto e è uno dei cecchini migliori in Italia, continuo a dirlo, non mi stancherò mai di ripeterlo. Torna al tuo posto. New entry di quest'anno, un Mosin Nagant della seconda guerra mondiale, che era carico per qualche motivo. Questa qui è la versione della fanteria, infatti ha anche la baionetta. E questa qua per infilzare i crocchi che cercano di prendersi Stalingrado. Cinghia tra l'altro molto molto figa, simile a quelle appunto della seconda guerra mondiale. Non è in legno vero, ma è in questa specie di plastica piena, non so come dire, quindi non è vuota, è bella riempita dentro. Hanno riprodotto in maniera abbastanza fedele sia tacche di mira, quelle posteriori, e ovviamente anche frontali, le ho invertite ovviamente, e anche il gruppo di scatto. Infatti questo tipo di Mosin della fanteria aveva la leva d'armamento dritta che si tirava su così, mentre quello dei cecchini, il Mosin quello un pochino più lungo, era curva in modo tale da non dare problemi quando si montava un'ottica sopra. Vi faccio anche un po' di storia delle armi, rendetevi conto. Veramente molto figo, mi piaceva come estetica e volevo comunque un fucile da seconda guerra mondiale di questo tipo e quindi l'ho preso. SAV09, la mia carabina lunga da boschivo, è stata pimpata in maniera non indifferente, ha un MC3 Plus all'interno in modo tale da performare veramente molto bene. Ottica simil Mustang montata sopra, ha uno zoom che va da 1.5 fino a 4 di ingrandimento, e torrette a vista, illuminatore, quindi reticolo illuminato in 3 colori, rosso, verde e blu, torrette che si possono andare a regolare direttamente senza dover svitare i tappini. È veramente molto figa e ne ho già parlato approfonditamente in altre recensioni, l'adoro, è veramente molto 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 bella e poi l'ho agghindata proprio come piaceva a me. ACR Masada, non è il Masada Masada, è di un'altra marca che adesso non mi ricordo, comunque è simile a ACR Masada, delizioso, stupendo, gli ho messo anche le tacche di mira Magpul per renderlo ancora più simpatico. L'unico problema di questo fucile è che è estremamente sbilanciato sul davanti e pesa veramente tanto, io faccio abbastanza fatica a giocare più partite, soprattutto in urbano dove sono spesso in puntamento e devo spesso stare su col fucile e fare su e giù, su e giù. Tra l'altro l'ultima volta mi sono anche dimenticato la cinghia, quindi era stato particolarmente divertente.
Ci ho montato sopra un T1 della Eimo, mirino che io adoro. Dovrei cambiarlo con un T2 ovviamente, o con un R2, dipende adesso cosa devo fare, ma visto che devo mettere un mirino praticamente su ogni fucile che possiedo, diventa una spesa abbastanza importante. Unpack Element ovviamente, questo qua è proprio quello abbastanza economico, con anche attacco remoto sulla slitta superiore e impugnatura angolare sotto. Questo permette di tenere il fucile in questa maniera e andare ad attivare l'unpack qui di lato. L'ho notato adesso, questa è una padella. Dove cacchio è? La padella, esatto, perché ho giocato a PUBG per un sacco di tempo e quindi volevo attaccare una padella sul muro. Non c'entra niente, ovviamente, però ve lo dico lo stesso. Anche lo spegnifiamme è stato modificato, gli ho messo questo qua che me l'ha prestato il buon JJ War, che ha la possibilità di metterci il silenziatore a sgancio rapido. Insomma, il Masada è sempre il Masada, come dissi in un altro video. Questo non ricordo se c'è stato nello scorso video, ma in ogni caso eccolo qui. ARP9 della GNG, è la mia mitraglietta sostanzialmente, quella che uso di più quando non posso utilizzare il gas, e lo adoro perché è estremamente leggero, pesa veramente molto poco. Gli ho montato tra l'altro uno di quei dottini sempre della Eimo, che adesso mi sfugge il nome, che avevo detto che è Mami Momu, perché comunque mi piaceva molto, e quindi eccolo qui. Gli ho dovuto montare dentro una centralina Titan, tra l'altro, perché le centraline GNG, o comunque il sistema elettronico GNG, non mi fa impazzire, mi dà spesso dei problemi, quindi anche quando mi vengono in negozio a chiedere se possono prendere questo, quest'altro e il resto, io consiglio di farci delle modifiche interne o almeno cambiare la centralina. Per il resto è veramente una grandissima arma, la uso in urbano, quindi molto spesso sparo in singolo. Ho tra l'altro il fast trigger proprio qua, bello rosso, giusto per andare a far capire chi comanda. Ci trovo veramente bene. Questa è equipaggiata un pochino di meno, perché è proprio un fucile che devo prendere quando non posso utilizzare l'MP7, che altrimenti è la mia mitraglietta preferita. Altra new entry importantissima di questo video della stanza delle armi aggiornamento 3.0 è il signor Pallottola 2.0, ovvero il fucile a pompa S2 Velites della Secutor. L'ho preso per andare a giocare alla Far Cry, dove serviva per forza un pompa. È un fucile a pompa a molla, quindi basta fare così e sparare, per l'appunto, quindi non dovete metterci il gas, non dovete fare niente. Ha una rosata di 3 colpi e ha l'op up regolabile. Li abbiamo anche recensiti. Personalmente io li adoro perché sono veramente molto comodi da utilizzare, e non avere tutti quei problemi che ti dà un sistema elettronico o a gas per me è un vantaggio fenomenale, perché proprio te lo puoi sbattere dove ti pare, anche mettere in fondina, tanto questo è veramente molto corto, e l'obiettivo appunto è utilizzarlo per far partire le rotule ai tuoi nemici. Io però so perché voi siete qui, voi volete vedere il mio nuovo fucile, che ho teaserato sia nel video del gameplay sia su Instagram in un paio di foto, ma ve lo farò vedere a fine video, perché lì abbiamo fatto un lavoro magistrale, ci ho speso un pozzo di soldi e quindi bisogna, insomma, metterlo alla fine. Passiamo adesso ai tattici, quindi ai miei setup. Allora, senza cameraman è abbastanza complicato, però io dico che ci salteremo fuori lo stesso. Scusate il casino qui dietro, ma ho giocato e non avevo voglia di mettere a posto. Qui abbiamo... Vieni indietro. Si vede comunque un po' stacco. Mi sono spostato a mano perché altrimenti non ci saltiamo fuori, quindi il resto del video sarà a mano. Mi dispiace se le riprese non sono perfette, ma sto facendo tutto da solo. Allora, nuova aggiunta, oltre ad aver attaccato il mitraglione là sopra, è la rastrelliera dei tattici, dove subito sotto, sempre messo veramente malissimo, ci sono tutte le mie mimetiche, alcune borse fucili e altra roba. Tra la rastrelliera dei tattici troviamo un chest, questo qui, molto molto comodo. Dovrei farmi un chest un pochino più strutturato e metterlo un po' a posto, ma per adesso, per quello che mi serve, ci siamo. Il mio chest rig Ranger Green della Emerson, che avevo detto che ok, sì, per spendere poco ci può stare, ma adesso l'ho modificato, vedrete che cosa ho preso. Alcuni tattici tan, un altro tattico bello verdone lì, e poi dopo una serie di tattici che nel tempo sono andata a cambiare, adesso non uso più. Per le mimetiche non sto qui a rifarvele vedere, vi dico solo che abbiamo cambiato la mimetica di squadra e adesso è Ranger Green, che voi non vedrete perché la luce qui fa schifo. Comunque ci saranno dei video che vi farò vedere dove vedrete com'è la mimetica Ranger Green, che è veramente molto figa, tra l'altro. Bene, passiamo adesso alla ciccia del video, alle robe veramente interessanti. Eccolo qua. Questo è il mio tattico Ranger Green, con anche
cinturone lì sotto, posto sul piedistallo fatto a mano da un fan che me l'ha gentilmente regalato, tutto imbottito con spugna morbida sia sotto lì che lì. Può essere fatto su misura, me l'ha fatto apposta per me, mi ha contattato e io non potevo dirgli di no. È veramente molto figo a mio parere, perché è proprio pratico, vi permette di appiccicare il tattico nella parte sopra, tutto ovviamente rivettato con le cerniere e il resto, e poi dopo appoggiare comodamente anche il cinturone lì sotto, mentre gli stivali li potete appoggiare sulla pedana inferiore. Vi permette di esporre proprio tutta l'attrezzatura in maniera comoda. Personalmente è una gran figata, sono contentissimo della cosa. Nel caso voleste supportare questo ragazzo, trovate il suo link in descrizione. Questo è il tattico che uso principalmente in boschivo, anche se molto spesso poi dopo lo utilizzo anche per l'urbano quando non sono giocate ufficiali. In boschivo normalmente vado a sostituire alcune delle tasche mettendocene alcune in Tropic, per esempio il pannello posteriore viene sostituito con questo, in modo tale da avere un mimetismo un pochino più importante. L'ho agghindato un pochino simile a quello della polizia americana, infatti lì troviamo la patch police e qui dietro l'immancabile patch sheriff. Vi analizzo brevemente come ho fatto il tattico. La base del giubbotto è un Templar Gear, quindi un CPC Templar Gear, giubbotto d'arma vera che costa un fracasso ma è fenomenale per tutta una serie di motivi. Troviamo ovviamente i quick release, quindi possiamo andare a tirare e sganciare il tattico. Il pannello frontale, come vi ho già detto, può essere andato a staccare e sostituito. Tasca scrotale Warrior, che mi fa veramente, non posso dirlo perché siamo su YouTube, però veramente molto bella. Cinghia un punto della Mantis, ovviamente, perché io ce la devo mettere per forza, anche se poi non la vado a usare, così ce l'ho. Tasca portaradio laterale e devo finire di agghindarlo per bene, perché è ancora abbastanza vuoto. Anche se, per essere onesti, io non sono una di quelle persone che deve per forza riempire, imbottire il tattico di tutte le cose. Sganciamo anche il cinturone. Il cinturone ve lo devo appoggiare per terra perché altrimenti non riesco a farvelo vedere. Troviamo una... Comunque troviamo un attacco per attaccarci il fucile direttamente in cintura, che vi ho già fatto vedere. Due caricatori per la pistola. Un caricatore Warrior duro, per quindi rigido, per un caricatore da 5,56. Tasche esausti, utility, spazio per la fondina che normalmente sta qua e una tasca granata. Io normalmente li faccio sempre così, i miei cinturoni, perché li trovo veramente comodi con questo setup. Sto rivalutando di metterci un'utility più corta però, perché normalmente mi occupa veramente tanto spazio e devo tenere tutta la roba attaccata. Muoviamoci al tattico nero. Questo è il mio solito tattico nero a cui ormai siete stati abituati. Abbiamo introdotto le patch PRLBV della mia squadra Parabellum. Nome di squadra che è diventato rosso per motivi che vi spiegherò poi più avanti, quindi Red è diventato rosso, haha, che ridere. Sempre cinghia un punto Mantis, tripla caricatori sempre della Mantis. C'è sempre la possibilità di andare a staccare il pannello frontale e andare a sostituirlo con un pannello con tasche diverse. Io ne ho un altro uguale con i portacaricatori della RP9 o dell'MP9, in modo tale da poterlo usare perfettamente in urbano. Questo sul retro l'ho agghindato un pochino meglio. Ho una tasca porta granata, una tasca utility e una tasca porta radio grossa, perché mi piaceva insomma l'effetto che faceva. La base di questo tattico è un pochino più economica rispetto al Templar. Troviamo un Invader Gear, quindi sempre un plate carrier con attacchi quick release. È un pochino meno dispendioso. Se dovete cominciare ve li consiglio, perché hanno un rapporto qualità-prezzo devastante. Non mi ci dilungo più di tanto perché questo lo conoscete. Il cinturone, dai, poi lo provo. Ve lo devo mettere sempre qui per terra perché altrimenti non riesco a farvelo vedere aperto. In ogni caso, poi agghindato sempre in maniera molto simile, troviamo un attacco per i guanti, doppia porta caricatori dura della SITAC, per caricatori Glock ovviamente, una porta caricatori rigida sempre della Warrior, sempre nello stesso posto, tasca esausti, mia utility che adoro su questo tattico anche se molto ingombrante, con ripetuto il nome di squadra, una sling per attaccarsi ai veicoli ovviamente pseudo finta e qui lo spazio per la fondina. Quindi ripeto, i miei cinturoni sono tutti agghindati più o meno così. L'utility è veramente troppo grossa, me ne rendo conto, però l'adoro. Adesso ne dovrò cercare una un pochino più piccola probabilmente. La base di questi cinturoni è sempre una Templar Gear, quindi i miei cinturoni sono tutti Templar Gear, perché è fenomenale, tagliata al laser. Ne ho già parlato in altri video, non mi ci dilungo più di tanto. Bene, io so cosa state aspettando. Adesso la recensione del mio nuovo fucile, ovvero il PDV Avalon. Fatto sta che l'avevamo recensito, avevo detto che era un fucile veramente tosto, che mi piaceva veramente tanto. L'ho comprato, ci ho speso una fucilata, perché già di base costa veramente tanto, e l'ho agghindato in una maniera che
perfetta. E so che voi volete che io vi spieghi cosa ho fatto, ma visto che mi avete fatto dannare per i like, la recensione e la spiegazione di come l'ho agghindato, mi tremano le mani, la farò su Instagram. Quindi appena arrivate a questo punto del video vi ricordo di mettere like e venirmi a seguire su Instagram, perché lì ci sarà la recensione reel del mio nuovo fucile con tutti gli accessori e il resto, fatta direttamente in negozio. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, questi video ci prendono veramente tanto tempo, quindi vi ricordo, se è possibile, di lasciare un mi piace, condividerlo e soprattutto iscrivervi al canale e attivare la campanellina, perché ci dà una grandissima mano. In descrizione trovate il link ovviamente di Instagram, dove dovete venire a seguire sia me che il negozio, in modo tale da vedere tutti i contenuti che pubblichiamo. Detto ciò, io vi ringrazio nuovamente, vi auguro un buon weekend, ma soprattutto stay hungry! Mi dimentico sempre di nominarlo, ma ho anche lo scudo tattico con le patch police e il resto.